tutti i calcoli che abbiamo fatto finora, adesso ci permettono di rispondere alla seconda domanda, che era questa: dimostrare che l'equazione del moto della spira durante il passaggio sul magnete è data da questa equazione, dove riconosciamo effettivamente la legge di Newton. La seconda equazione di Newton è detta anche la legge del moto, o legge fondamentale della dinamica, quindi massa per accelerazione uguale forza totale, cioè questa legge di Newton, forza totale uguale massa per accelerazione, dove la forza totale è soltanto la forza magnetica che frena il vagone, cioè frena questa spira. Infatti analizziamo tutte le forze, c'è naturalmente la forza peso del vagone, ma è contrastata dalla forza vincolare dei binari, cioè del piano d'appoggio. L'attrito è trascurabile, intendo l'attrito tra le ruote del trenino, del vagone e i binari. E poi abbiamo visto queste tre forze magnetiche che nascono, che sono questa frenante, che si comporta come una specie di attrito viscoso, e le altre due forze magnetiche su questi due trattini che però si annullavano. Quindi in definitiva l'unica forza che rimane è la forza magnetica frenante di tipo viscoso. Quindi scriviamo la legge di Newton, la forza totale è questa forza magnetica che abbiamo prima calcolato, questa era la sua espressione, la sostituisco qua e volendo posso ricavare l'accelerazione dividendo per la massa del vagone. Comunque la formula richiesta da dimostrare era questa: massa per accelerazione uguale alla forza magnetica frenante. Eccola qua, massa per accelerazione e forza magnetica frenante. L'accelerazione naturalmente è la derivata rispetto al tempo della velocità, cioè la rapidità con cui cambia la velocità nel tempo.